Benvenuti su Ultimissima, il nostro canale dedicato alle notizie del momento. Oggi ci immergeremo in una storia affascinante legata al testamento di Silvio Berlusconi. Prima di iniziare, vi invitiamo a mettere un pollice in su, iscrivervi al canale e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati con le nostre notizie uniche. Marta Fascina, una giovane politica che aveva affascinato l'ex premier Silvio Berlusconi tramite una corrispondenza straordinaria, si è trovata improvvisamente allontanata dalla cerchia familiare dei Berlusconi dopo la lettura del testamento. Questa situazione ha sollevato numerosi interrogativi riguardanti la validità di un'eredità di ben 100 milioni di euro a lei destinata. Gli avvocati coinvolti nel caso hanno sottolineato che le volontà di Berlusconi sono state redatte con scrupolo per evitare qualsiasi forma di manipolazione o falsificazione. Nonostante Marta sia stata considerata una figura di grande importanza nella vita di Berlusconi, venendo persino considerata la sua compagna e protettrice, le è stato negato l'accesso alla villa di San Martino, ad Arcore, evidenziando possibili tensioni con gli eredi di Silvio, ossia i suoi 5 figli. Questo affascinante caso ha dato vita a speculazioni riguardanti possibili influenze esterne o pressioni da parte della famiglia riguardo alle volontà di Berlusconi. Tuttavia, fonti vicine alla famiglia Berlusconi hanno smentito le voci di stampa riguardanti eventuali prese di posizione contrarie a Marta Fascina. Nonostante ciò, la questione dell'eredità di Silvio Berlusconi è diventata un vero enigma, con il destino di Marta ancora incerto, suscitando crescente curiosità riguardo alle dinamiche familiari, agli aspetti ereditari e ai retroscena della politica italiana. Restate sintonizzati su Ultimissima per ulteriori aggiornamenti su questa affascinante vicenda. Grazie per averci seguito e ci vediamo alla prossima notizia.